Dopo l'incidente in tipografia, quando tutto ancora era bruciato e anche le pareti nere, il primo maestro si è mantenuto sempre calmo, sollecitando la società e tutto aspettando da Dio. Tutto il suo fare e il suo dire dimostra l'uomo di Dio, l'uomo distaccato dal mondo, tutto incentrato in Dio, dal qual centro tutto pensa. Oggi il caro padre ha letto i voti di condotta, di studio, di apostolato. Egli ha fatto il patto col Signore. I giovani della buona stampa. Ieri sera il caro padre ci ha invitati tutti a fare un patto col Signore. Il patto che ha fatto lui. Studiare 1 e imparare 4. Stamane, nella meditazione, ci ha ripetuto l'importanza, i fondamenti, le condizioni, l'invito. La sua parola era infiammata, piena di convinzione e persuasiva. L'importanza del patto. Bisogna farlo sul serio. Del resto ci si perde la stima, come usar oro e far chiodi per scarpe. Esso rialzerà lo studio, che ora è caduto molto in basso. Con esso si progredirà e si faranno miracoli. Dovete avere fiducia in Dio, ci ha detto. Occupare bene il tempo. Chi ha tanta fiducia nel credere che farà 4 con 1, faccia il patto. Se no, non lo faccia. Ma allora neppure studi in casa. Occupare bene tutto il tempo concesso allo studio, ma prometterlo e farlo, se no il patto è nullo. Promettere di servirci di quanto si impara unicamente per la buona stampa e la gloria di Dio. Promessa seria da mantenersi anche a costo di sacrifici e di minor guadagno. Invitò tutti a fare con Dio questo patto che egli ha già fatto e sperimentato, ma ci lasciò pienamente liberi. Dio sarebbe fedele. Non si venga meno da parte nostra, in nessuna condizione. Prima delle Ave Maria, il caro padre recitò la formula del patto. Chi volle, la ripeté nel cuore. La sapienza viene da Dio.